Fedez c'è posta per te, gaffe su Harry Potter e polemica sui regali a Denise. C'è posta per te, i regali di Fedez e i Lunga Hacks non hanno convinto il pubblico. Quella di Fedez e i Lunga Hacks era una delle ospitate più attese a C'è posta per te, ma la sorpresa a Denise, la 18enne, che ha sofferto prima per il tumore della madre e poi per la morte del padre, non ha convinto più di tanto il pubblico. In particolare è scoppiata sui social network una polemica sui regali offerti dai due rapper alla ragazza pugliese. Ovvero un cappello dell'ex coach di Amici, una collana del futuro sposo di Chiara Ferragni, un vinile del loro ultimo CD e un viaggio per visitare il set di Harry Potter, del quale Denise è una grande fan. I telespettatori si aspettavano qualcosa di più sostanzioso da due dei cantanti più apprezzati in Italia e le critiche su Twitter si sono sprecate. Tutti e due, e soprattutto Fedez, hanno i miliardi e questi sono tutti i regali, si è chiesto qualcuno, mentre qualcun altro ha puntualizzato, mi aspettavo molto di più, ma non è finita qui perché Fedez si è reso protagonista di una gaffe, che ha fatto piuttosto scalpore. Fedez non conosce Harry Potter, il web non perdona. Fedez, a quanto pare, non conosce Harry Potter. Il giudice di 10 Factor ha fatto fatica a pronunciare la parola Quidditch, gioco magico, che fa parte del mondo del celebre maghetto, e ha ammesso candidamente di non aver mai letto la saga di Ilunga K. Rowling. Un grave affronto per il pubblico, rimasto basito da questa confessione. Prima cosa che devi fare con tuo figlio è sicuramente riguardarti tutta la saga di Harry Potter, perché accento acuto imbarazzante che tu non sappia cosa sia il Quidditch ha cinguettato un fan del programma di Maria De Filippi. E c'è chi ha lanciato un appello direttamente a Chiara Ferragni, mi auguro che farai guardare Harry Potter sia a tuo figlio, che a Fedez. Fedez troppo freddo a C'è posta per te. Inoltre, a tanti non è piaciuto l'atteggiamento di Fedez a C'è posta per te, nonostante la storia decisamente commovente, l'artista non ha versato alcuna lacrima. Troppo freddo nei confronti di Denise? Per più di qualcuno, decisamente sì.